Come ben sapete, amici miei, io sono un anticonformista, perché se fossi un conformista a questo punto mi unirei all'allegra brigata radical chic o di moda di dargli addosso a Renzi, come se fosse il responsabile di tutto e di più. Poi, scusate, sulla linea del mio anticonformismo devo dire che mentre da una parte non si fa altro che dire che Renzi parla, straparla, è un parolaio e basta, per carità, Renzi parla molto e sa anche parlare molto bene ed efficacemente e che se ne dica, però oltre alle parole, in poco più di un anno Renzi ha portato avanti delle trasformazioni. Trasformazioni che sono epocali sul piano legislativo e sul piano della riforma costituzionale. Sono delle trasformazioni fatte bene, fatte male. Per carità, si potrà contestare di tutto e di più, però non si può negare che Renzi abbia fatto e stia facendo, anziché dire che parla, parla e non fa nulla. E poi trovo sempre da persona che non si interessa di politica, ma però che come cittadino è sfiorato dai discorsi della politica, trovo inquietante. Spero che siano indiscrezioni giornalistiche infondate il fatto che verso questo ballottaggio sono in corso degli inciuci tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Mi auguro di no per il Movimento 5 Stelle.